Centrale sottomarina. È l'ultima volta che faccio una cosa del genere. Certo, come no? Aumentiamo il raggio congelante. Ehi, questa deve essere la centrale energetica di pressurizzazione sottomarina di Dagur. Chiamata anche semplicemente centrale sottomarina, Bob. Intrusi all'ingresso. Isolare l'area, chiamare rinforzi. Vieni qui, non scappare. Fabbrica di robot gigante. Non posso attraversare il campo di forza. Attenzione. Chi l'avrebbe mai detto? Grossi oggetti in avvicinamento. I grossi oggetti sono i miei muscoli, scemo. Stanno parlando. Attenzione, due piccole forme di vita rilevate in prossimità dell'ascensore del direttivo. Individuare e distruggere. Problemi in arrivo da sopra e da sotto. Meglio di così. Vieni qui, Bob. Falli avvicinare, sti scemi. Dai! Oh, finalmente il raggio congelante! Aia! Dai! Va bene, aspetta, facciamo così. Finalmente il raggio congelante, ora che l'abbiamo potenziato, è molto più veloce. Isolamento corridoio 1108 per evitare allagamento. Bastardo! Dobbiamo uscire di qui prima che ci caschi in testa qualcosa! Sì, il tetto! Dai, forza, andiamo! A Mister Incredibile mancano 700 punti neanche. No, cavolo dico. Gli manca 500 punti per salire di livello. Eccolo di nuovo lì, bello, lui che tira le piastrelle. Aspetta. Aia, ma porca. Lo so. Ma porca puttana. Allora, Siberius, vieni qua. E che cacchio. Bob, ti dispiace? Mannaia, ma certo che se uno non ti dice di fare le cose. Ridirezionata all'impianto centrale. Questo me lo prendo io. I laser resteranno attivi. Certo. Lasciate pure le armi azionate. Grazie mille. Esatto. I segni ambientali di sopravvivenza reimpostati al 73%. Prego. È caduto in testa. Ma che strano. Cioè, è bello ma è strano. Siamo passati dal ghiaccio alla lava e adesso sotto il mare. Che giro assurdo ha fatto il minatore? Che giro assurdo abbiamo fatto noi per arrivare qua? Quelle sono luci o sono cosi che mi cercano? Non lo so, ma a questo punto erano robi che mi cercavano. Ovviamente, che male. Aia! Ho rimbalzato da destra e sinistra. Ecco, fatto. Allora, aspetta. Sono bloccati. Tranquillo, ci penso io. Ecco fatto. Combatti e io congelo. Esatto. Un po' più vicino. Un po' più vicino. Poco più vicino. Ecco fatto. Vieni. Facciamo la pezzi lo stronzo. Ecco fatto. Aia, cosa mi ha colpito, scusami, all'ultimo? Qualcosa mi ha colpito. E mi mancano 200 punti per salire di livello. La gioia, proprio. No! Stronzo con la barriera. Aia, ma basta un po'. Ma basta! Allora, vieni che congeliamolo. Ecco fatto, vieni Bob. Cosa possiamo potenziare? Giusto per l'incredischianto. Così facciamo un po' di danni ai robot quando ci buttiamo di sotto. Ecco fatto. C'è qualcun altro? Possiamo passare?
Ora possiamo passare. Mi chiedo se avrei potuto bloccarlo dietro la barriera. Forse sì, ma non ho fatto in tempo. Siberius? Bravo. Boss fight? Ovviamente. Questo me lo prendo io. Avete rotto il cazzo con ste barriere, maledetti. Ecco. Che miseria. Allora. Non so perché abbia colpito Bob, ma mi va bene così, guarda. Vieni, vieni, vieni. Dobbiamo occuparci di quello grosso. Ecco fatto. E abbiamo recuperato anche un punto azione. Ora ne arriva un altro. No, ora abbiamo... Oh, fantastico. Allora, calmi tutti. Levati, Bob, però. Allora, vieni qua. Beccatelo. Dai, no! Mannaia! Quanto vi odio! No, è Bob, che cazzo! Preso! Preso! Oh, finalmente! E ci siamo liberati anche dei cannoni. Di nuovo? Ah, oh, ok, no, perfetto. Ah, di nuovo sì, invece. Ora che abbiamo potenziato anche l'incredischianto, anche noi riusciamo a lanciare via la gente. Avrei dovuto farlo molto prima. Aia, che male. Ti verranno gli incubi, altro che... Sbrigati, Bob. Vai, 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 vai. Ecco fatto. Altro robottone gigante andato. Mannaia, lui e al suo maledetto impero di robot. Tanto questo non mi serve perché me lo sbatti nuovo in testa. Via. Lanciamolo e torniamo indietro. Si sale di nuovo? A livello critico. Tutte le unità civili. No, si scende. Immediatamente. Sembra che non ci resti molto tempo. Ma va? Oh, comunque io mi chiedo come cacchio ha fatto a costruire... È una base intera che gira per mezzo mondo. È incredibile quanti soldi e quante conoscenze abbia sto tizio. Questa stanza è chiusa e non riesco a creare un ponte di ghiaccio per raggiungerlo. Troveremo un'altra strada. Tipo lanciargli addosso le robe? Allora, sbrigati, sbrigati, sbrigati. Beccatelo. Preso, perfetto. Addio. Ecco fatto. Addio robottini. Aia. No, e dai. No. Che palle, ce l'avevo. Avevo fatto i tempi giusti, maledetto. Preso. Va bene, non importa che mi abbia colpito. Addio. Addio anche a te. Oh, non ti sopporto più, smettila di roteare. Maledetto. Arrivo, arrivo. Vai, levati, Siberius. Ok, questo è sceso, perfetto. Rompiamolo subito prima che arrivi altra gente. Si sale, si scende, si gira. Dove si va? Di qua, ottimo. Altri visumi dei pass. Eccoti il pass, ma
cazzo di culone. Eccoti il passo, gli tiro un cazzotto in fronte alla Bud Spencer. Ecco fatto. Ancora, ma quanta gente esce fuori. Non vi sopporto più, andate via. Ah, ecco perché Bob continuava a fallire l'attacco contro questi, giusto? Perché lui non può farlo. C'hanno la trivella e gli fa male. È vero, me l'ero scordata sta cosa. Altra zona, e speriamo sia l'ultima. Ok, robottone gigante. E lancia. Ma porca puttana. Allora. Ok. Oh, ci siamo liberati subito di tutto e tutti. Meno male. È stata un'ottima idea, è stata veramente un'ottima idea questo giro. Fra il coso che lanciava le api esplosive, fra quello lì gigante, non riuscivo più a muovermi. Ottimo. Oh, altra gente. Attenzione, guardiano del magnomizzatore, inviare rapporto alla piattaforma del minatore. Attenzione, crostata, contattare immediatamente il minatore. Allora, attiviamo i laser che tanto così prendono anche loro danno. Ecco fatto. Così si gioca, porca miseria. Aia, 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 sono incastrato. Basta. Continuavano a farmi ping pong. Tan 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 tan. Quanto cacchio è profonda sta base. La mia vera domanda non è come ha fatto, quanto, perché. Perché tanto vabbè, è un super cattivo, in qualche modo ce l'ha fatta. Ma quanto è gigante. C'è tutta la terra praticamente sta base segreta. Quanto è grosso sto livello tra l'altro. Dove dobbiamo andare? Ah, ok. Ma io spero che tutta la grosso della battaglia siano. Siamo bloccati. Quei ponti ci sorreggeranno. È ora di prendere i muscoli. Ehi, se tu ti occupi di lui, io tiro sul ponte. Ecco fatto. Alzando la marea. Non è tutto. Questo macchinario è il cuore del sistema di Dax. Ancora. Sarà distrutto venendo a contatto con quella roba. Beh, allora dobbiamo fare in modo che non succeda. E via da qua. Ok. Quel perché ha scorreggiato il robot. Via anche questo. Alziamo il ponte. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Ce la stiamo facendo. Ah, ma l'acqua si alza veramente. Scusate il colpo di tosse. Non so se questa è una battaglia a tempo a questo punto. Porca puttana, quelli lì con le barriere mi ostruiscono. Se riesco a congelare subito questo grande, ecco, siamo in vantaggio. Ecco, bravissimo Bob. Mannaggia te, i tuoi super muscoli. L'acqua sta salendo, la sta salendo troppo velocemente, io devo sbrigarmi. Altro ponte, ovviamente. Ah, ok, ci siamo, dai, 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 dai. Robottoni giganti. Robottoni giganti. Come previsto. Everywhere. Facile raggiungere. No! Maledetti schifosi. Ecco fatto. Avrei dovuto potenziarlo prima il coso congelante, ti giuro. Ah,
Ecco fatto. Ora che abbiamo potenziato il colpo di schianto, maledizione ad averlo saputo prima. L'avrei fatto almeno due episodi fa. Ecco fatto, addio. Un altro paio di robot. Un altro paio di robot. Grazie di averlo rotto, amico. Ah, oh, sti scudi. Vai via. Oh, e che cavolo. Congelalo. Ecco fatto. Prossimo potenziamento, di nuovo il congelamento. Di nuovo, assolutamente. Aumentiamo di nuovo il congelamento, che se dobbiamo congelare altri di questi qua giganti, lo facciamo subito almeno. Ma guarda un po', cos'è? Hai paura? Problemi? Sono contento che sia finita. Finita? Abbiamo appena iniziato. Mi chiamo Doug. Stavo giusto parlando dell'invasione dei robot che avete appena fermato. Che cosa sta insinuando? Il robot, pensate che li abbia inviati io? No. No. Stavo per schiacciare un pisolino quando l'ho fatto irruzione. Sì, già, sappiamo tutto della centrale energetica. Capisco, ma vedete, io non ho alcuna responsabilità. Io so solo che per alimentare il trimembratore del minatore serve un sostanzioso apporto di energia e pressione. Quella macchina è grande come una città. Sono minchia! A occuparsi di mantenere il sistema. Naturalmente. Ah, c'ha degli scienziati, qualcuno che lavora allora. Temo che la nostra prossima tappa in questa gita sarà proprio la mostruosità di cui parla. Lo temo anch'io. Di servizio degli scienziati, io vi dirò come fermare il trimembratore. Beh, grazie. Non so perché, però non mi fido, però. Non posso farcela senza il vostro aiuto. Altri sistemi. Non ho ancora trovato l'oggetto segreto, però. Chiodo fisso. Non li ho progettati io, li ho solo verniciati. Meglio fare in fretta. Li ho solo verniciati. Addio. Ah no, viene con noi? Per qualche motivo non è salito con noi, è salito in quella dopo. Però vabbè, guarda. Ah, perché dobbiamo lavorare in due, forse? Distruggete i generatori per disattivare i raggi laser. Aspetta, se appena faccio in tempo. Dai però, Bob. Devi sollevare la porta. Ci penso io, tranquillo. Con molta difficoltà, però ce l'abbiamo fatta. Bella sta parte in cui devi collaborare col robottino. Carina. Mi fa ridere come si muove. Ecco fatto. Levati. Non posso credere che prendiamo ordini da quella cosa. Beh, adeguati, ci serve. Ehi, robot. Adeguati perché abbiamo bisogno di lui. Levati. No, i laser, sbrigati. Sbrigati, Bob. Prima che lo schiaccino. Che lo taglino, lo sminuzzino, lo elettrizzino, qualsiasi cosa facciano quei laser. Sbrigati però, robot. Quanto è lunga sta parte? Sta durando un sacco. Ci penso io, tranquillo. Morti? Ok, dovrebbero essere morti, perfetto. Ecco fatto, vai Bob. Oh no. Mi sa che ho sbagliato. Mi sa che dovevo... Oh no, dovevo lasciarlo andare. Dovevo lasciarlo andare il laser finché non distruggeva il robot. Cazzo. Mi sa che adesso muore quello lì, E infatti. Colpa mia. No, devo rifare tutto, ma tu stai scherzando. Ok, rieccoci al terzo livello di questa parte. Dobbiamo quindi... Su questi robot, è un piacere
congelare prima questo. Ecco fatto. E distruggerli. Vai Siberius. Ottimo. Ora questo qua mi sa che devo aspettare, vero? No, devo usarlo, ok. Aspettiamo un attimo. Ora. Ecco fatto. Vai Bob. Bob, levati Siberius. Ah no, 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 che cavolo fai? Fermo. Prima questo. Se no gli sparavano proprio il bruciapelo in faccia. Ottimo. Madonna mia, meno stavo per fare un altro errore terribile. Ecco qua. Devo fare qualcosa io qui? Ti prego dimmi che non c'è nessun altro livello. Ok, meno male. All'ultimo siamo morti come dei bravi idioti. Per fortuna ci siamo arrivati. Venga, venga. Dove vai? Robot? Robot, dove vai, ti prego? Dove cacchio vai? Ok. No, dove cazzo stai andando? Per favore. Ok. Perché se ti bughi lì, Dio mio. Ok. Da. Ce l'abbiamo fatta e siamo ancora tutti in tempo. L'unica cosa che chiedo è di essere lasciato in pace. Hai detto che ci dirai come fermare il trimelmatore. Liberate gli scienziati e gli idraulici tenuti prigionieri lassù. Gli idraulici. Se i livelli di energia e pressione diventeranno instabili e il trimelmatore. Che cosa farà? Esploderà. Eh certo. È proprio sotto la città. No, non esploderà. Semplicemente smetterà di funzionare. Ah, dai, dai. Che conduttura potrebbe saltare. Stimerei almeno 9 piccole esplosioni. L'unica cosa che il minato sa fare è prendere il tasto di avvio. Liberate i prigionieri e libererete il mondo dal minatore almeno fino alla prossima volta. Tutto chiaro? Fino al prossimo film. Ah, perfetto. Chissà, forse già al tempo, ora che ci penso, magari avevano intenzione di fare il film del minatore dedicato e poi successivamente chissà altri film. È passato un po' troppo tempo, però... sconfitte una... sconfitte mica tanto, diciamo che la sconfitta è solo aver fallito il minigioco e non abbiamo ottenuto neanche un punto.